puoi promettere ai tifosi più che altro? Promettere? Promettere, io non sono uno che promette tanto, perché non, cioè, non mi piace, non voglio dire che, cioè, vincere tutto e andare avanti, cioè, per me è importante che la squadra faccia bene. L'anno scorso eravamo terzi, allora quest'anno almeno, cioè, arrivare terzo, arrivare i primi tre, perché là è la Champions. Allora lì è importante fare bene in campionato, poi abbiamo la Champions che dobbiamo godercela, allora lì andare più avanti possibile. Poi credo che la squadra sia forte, cioè, io come vedo i nomi dico mamma mia, cioè, è una squadra veramente forte. Complimenti prima di tutto perché già ti sei integrato nel gruppo, perché hai detto eravamo terzi mentre l'anno scorso giocavi a Parma e... E quindi complimenti. Una domanda a te e una domanda al direttore sportivo. Quanto hai sperato, sei stato il primo acquisto, che venisse anche Gökhan Niller, e se è vero che gli hai fatto una telefonata magari per convincerlo di più, visto che era già convinto, però conoscendolo bene? Ma molto, cioè, io speravo molto perché abbiamo fatto molto bene allo Zurigo insieme. In nazionale non abbiamo fatto mai così bene come allo Zurigo, però verrà anche il punto che in nazionale facciamo bene. Certo che la telefonata è stata, cioè, io gli ho detto, cioè, devi venire per forza, perché sappiamo come possiamo fare bene insieme, allora facciamo qualcosa di importante al Napoli. Su Rolando Bianchi ho dato una risposta esaustiva 6 anni fa. Per quanto riguarda Trezeguet, è un grande giocatore che fa i numeri, che in Champions League potrebbe fare la differenza come fatto psicologico di stare in campo verso gli avversari, che conoscendone le qualità e le sue specificità probabilmente si impegnerebbero in 2 o in 3 a tenerlo di guardia, e quindi permetterebbero al Pocio o chi per lui, di, insieme a Cavani, di trovare delle soluzioni di filtraggio. Io così l'ho sempre inteso Trezeguet, cioè non è che si può discutere la qualità del giocatore di Trezeguet, si può discutere soltanto il fatto che ha giocato un campionato in una squadra ovviamente che non è il Napoli, dove ha fatto un certo numero di gol, mi pare 10 o 11, non mi ricordo, prego, 12, vabbè, scusatemi se ho sbagliato di un gol. E poi, ma vi ricordate 5-6 anni fa, ma che vi avrei detto? Nulla, quindi applaudite. Io non mi ricordo più niente di quello che è successo nel cinema di questi 7 anni. Mio figlio me lo riprovera sempre, eh? Uno era fuori gioco, vabbè. Allora, no, dicevo, Trezeguet non si discute, ma non si discute per la sua personalità. Poi, se gli anni che ha gli permettono di essere così gagliardo e tosto in campo come lo sono i nostri 22 gladiatori, che sono veramente gladiatori, e questo poi non lo so, perché può essere pure che uno viene a Napoli, gli altri sono talmente lucidati, levigati, muscolati, che ti fanno sfigurare, perché poi dopo molto spesso ci sono delle partite dove uno fa anche delle brutte e magre figure. Allora, sai, il Napoli è una ribalta molto puttana, perché ti può fare l'assist positivo, ma ti può fare anche un assist negativo, perché poi se uno sbaglia una volta, 2 volte, 3 volte, come si dice a Napoli, sei fennuto, capito? Ti salutiamo. E allora, sai, prima anche noi con Bigon ci abbiamo pensato, abbiamo detto, ma noi i grandi giocatori li dobbiamo un pochettino preservare. Vedete, quando noi diciamo la cura del diritto d'immagine, cioè Trezeguet è uno che appartiene indiscutibilmente al mondo dello sport, del calcio, nessuno lo può mettere in discussione, ma io non posso creargli in questo momento un assist positivo, perché magari non rientra nelle logiche di un allenatore come Mazzarri, ma questo non vuol dire che lui non abbia dei valori. Li ha espressi, si sa, e noi quindi dobbiamo essere dei fedeli soldati
dell'allenatore nel recepire. Non è che Bigone ed io siamo silenti, ci parliamo con Mazzarri, qualche volta si riesce anche a convincerlo su determinate posizioni sulle quali non, perché poi sapete, è una grossa responsabilità. Mettetevi voi al suo posto, o al posto di Bigone, o al posto mio, che ci capisco un milionesimo di quanto ci capiscono loro, perché uno si prende una grande responsabilità a dire voglio Tizio, voglio Caio, e poi se il mercato fosse sempre aperto, ah, che godimento, non ci sarebbero problemi, perché uno compra, se è sbagliato dice senti, oh, sta a fare una figuraccia, guarda, è meglio che quelli ci hanno bisogno, guarda, lì puoi fare una bellissima figura e metti una pezza, è chiaro il ragionamento, se no so dolori veramente. C'è una partita in particolare in Italia, una squadra che ti fa diventare matto, una partita a cui tieni più delle altre, una che proprio ci tieni tanto? Sì, contro la Juve, so che li odiate per quello. No, però è sempre qualcosa speciale. No, contro la Juve è sempre qualcosa speciale, perché anche il mio migliore amico è juventino, allora anche per quello un po', però è la Juve. No, no. È una domanda per te, Titti Improta, canale 21. Amsic, Cavani, Lavezzi, tre nomi importanti per questa rosa del Napoli. Ti chiedo di sbilanciarti su di loro, dare una tua opinione su ognuno di loro singoli. La seconda domanda, più che una domanda, è una precisazione per il direttore Fassone in merito all'amichevole sul Manchester United. Cosa dobbiamo comunicare ai tifosi, visto che chiaramente l'attenzione è salita tantissimo nel momento in cui si è diffusa la notizia che il Napoli aveva proposto alla società di poter venire a giocare l'amichevole. Ma si vede dal mercato che sono tre giocatori molto importanti, cioè ognuno ha un mercato importante, poi è un piacere giocare con questi tre. Lavezzi è un giocatore che è forte nell'uno contro uno, può fare sempre la differenza. Cavani ti fa un gol quando non te lo aspetti, importante per una squadra, poi aiuta molto nella fase difensiva. Amsic è sempre un giocatore di inserimento che anche lui ti può fare un gol quando non te lo aspetti, e anche lui aiuta molto alla squadra. Sono tutti giocatori utili e con grande qualità. Quest'anno è difficilissimo riuscire a organizzare per una squadra italiana delle partite con le squadre inglesi, perché per nostra scelta abbiamo scelto di iniziare il campionato 3 settimane dopo di loro, quindi tutti i meccanismi di preparazione che hanno gli inglesi sono molto diversi dai nostri, partono quasi un mese prima rispetto alle squadre italiane, quindi abbiamo cercato in tutti i modi, grazie al presidente e alla disponibilità del presidente, di convincere Sir Alex a fare una eccezione a quelle che sono le caratteristiche delle squadre inglesi, che non vogliono più giocare dopo che inizia la Premier inizia purtroppo prima, quindi sarà quasi impossibile, ma gli abbiamo estorto una promessa di giocare con noi l'anno prossimo. Però adesso, essendo saltato il Manchester United, a Mazzarri sicuramente avrà bisogno di inserirne un altro paio, credo, e saranno cazzi, perché trovare due squadre di livello non è facile, però ci proveremo, vedremo. Come se abbiamo convinto il Barcellona, che mi sembra veramente, ah, che godimento, come godo, ah, va bene. E adesso cercheremo di godere ancora e di far godere pure gli altri. Domanda al direttore Bigon: se uno tra Mannini, Ciccarini, Rinaldo, Boiacino dei ritorni sarà a pieno titolo nell'organico del Napoli, e se state pensando anche a un'alternativa Mancina a Dossena. Per questi calciatori, come dicevo prima, il mercato è aperto, è ancora lungo, perciò si vedrà. Per quanto riguarda la scelta puramente tecnica, abbiamo anche un mese e passa di ritiro, comunque insomma di allenamenti, per dare la possibilità all'allenatore eventualmente di esprimere un giudizio più preciso, una volta viste anche magari i nuovi innesti, il nuovo equilibrio di squadra. Però insomma, in linea di massima ci muoveremo per fare qualche uscita su questi giocatori. Per quanto riguarda il Mancino, in questo momento con l'acquisizione di Britos, comunque il numero di Mancini nella squadra è giusto, nonostante l'uscita di Vitale, quindi comunque abbiamo calciatori che possono, a prescindere in questo momento, fare il doppio ruolo con Dossena, che può essere sia Aronica, che l'ha fatto tante volte, che può essere Zuniga, che quest'anno
è stato quasi sempre la prima, il primo cambio su quella fascia, perciò insomma numericamente siamo a posto, anzi come si diceva prima siamo forse leggermente in eccesso, ma insomma niente di, di clamoroso, quindi credo che non c'è la necessità in questo momento di prendere quel ruolo. Abbiamo dunque sentito prima Santana, poi Gemaili, ma soprattutto abbiamo sentito il presidente Aurelio De Laurentiis. Con questo è tutto, l'appuntamento si rinnova, la prossima presentazione ufficiale di un nuovo arrivato in maglia azzurra. Da Carlo Alvino è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i programmi della rete. Arrivederci.